Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di TRG. Andiamo ad analizzare la situazione sul bacino del Mediterraneo per quanto riguarda la nostra penisola, situazione che vede l'espandersi dell'anticiclone africano su tutto il bacino del Mediterraneo. Come possiamo vedere dalla cartina, tutta la bassa Europa sarà coinvolta da questa ondata di calore, mentre il nord Europa, soprattutto la Gran Bretagna, sarà sotto una depressione di origine atlantica. Andiamo a vedere ora la seconda cartina che ci fa vedere le temperature sull'Italia, le temperature massime previste per i prossimi giorni, temperature che soprattutto nel settore ovest della penisola, in Sardegna e diciamo in pianura padana saranno davvero calde e toccheranno punte di 37-39 gradi. Fresco, diciamo così, se si fa per dire, solamente in Appennino, dove le temperature rimarranno intorno ai 30 gradi, così come nelle Alpi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la situazione per martedì 31 luglio, situazione che vede l'Umbria sotto cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata. Avremo nelle ore centrali della giornata temperature davvero calde, soprattutto nel Perugino, nel Ternano e nel Folignate, che potrebbero raggiungere anche i 36-37 gradi. Nel resto della regione comunque temperature notevoli che raggiungeranno i 33-35 gradi. Alte anche le temperature minime che si assesteranno intorno ai 19-24 gradi in tutta la regione. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.